Buongiorno, buonasera, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me perché andrò dal tatuatore. Ho intenzione di tatuare Mia, che era la mia gattina che purtroppo se n'è andata. E sin dal primo momento, quando ho saputo della sua morte, ho pensato che avrei fatto un tatuaggio in suo ricordo. E però non ho mai preso l'iniziativa per farlo perché io il tatuaggio me lo sento. Cioè arriva tipo un periodo dell'anno o del mese o insomma quando succede, succede. E mi viene proprio voglia e capisco che quello è il momento per tatuarmi. Ero partita da un'idea totalmente diversa, nel senso che ero intenzionata a fare un mandala, quindi inserire il ritratto di Mia, ovvero la gattina, dentro un mandala. Alla fine invece ho fatto totalmente un'altra cosa che poi vi farò vedere, perché vi porto con me proprio nello studio mentre mi tatua. Sono molto molto contenta del progetto che ne è uscito, per me ha un significato davvero davvero importante. Trovo che veramente spesso e volentieri gli animali siano molto molto meglio delle persone e soprattutto più fedeli. Io ho veramente amato alla follia quella gattina, me ne sono presa cura fin dal primo momento. Porto solo ricordi belli, cioè magari qualcuno, qualche persona che tipo è un po' insensibile verso gli animali potrà trovare questo discorso esagerato, ma veramente quando cioè chi è un animale può capire quanto può insegnarvi, quante cose positive può darvi e quando se ne va, perché comunque sia per vecchiaia, per qualsiasi altro tipo di motivo, prima o poi se ne andrà come ce ne andremo noi. La mancanza la sentite veramente tanto, cioè in tanti momenti sentite la mancanza, in tanti momenti vi ricapita di magari vedere quell'angolino di casa e pensare al vostro animaletto. E quindi proprio è un tatuaggio che io sento tantissimo, cioè proprio mi sento di farlo. La mia gatta purtroppo se n'è andata in una maniera molto brutta, perché Madonna, lo sento ancora come se fosse quel giorno. Io ero a Potenza, Picerno più precisamente, in Basilicata, perché vivevo lì, cioè vivevo lì, mi ero trasferita per qualche mese lì perché il mio ragazzo appunto giocava a calcio e quindi ci eravamo trasferiti là. Mia mamma, uscendo di casa per andare a lavorare, praticamente Mia era fuori in giardino, perché spesso la lasciavamo in giardino, perché io adesso ho tre gatti, al tempo ne avevo due, e sia la grande che la piccola, piccolo Dio mio, non era piccolissima, comunque la chiamavo piccola perché era più piccola, e stavano fuori in giardino, sapevano di non andare in strada, erano comunque abituate a stare dentro, cioè in giardino ma dentro, e la grande a volte usciva, ma comunque non è una strada trafficatissima la mia, e in ogni caso comunque erano abituate a stare dentro, non era mai successo nessun episodio brutto. E quel giorno Mia ha preso paura del gatto dei vicini, perché il gatto dei vicini ha un terrorismo verso i nostri gatti e li terrorizza. Mia era una gatta un po' ingenua, cioè non era una gatta prepotente, comunque era abbastanza dolce, così carina, e ha preso paura, è corsa dietro al furgone di mia mamma e oddio, e mia mamma l'ha investita. È morta sul colpo, non c'è stato niente da fare. Mia mamma ha un amore verso i gatti che è forse anche più forte del mio, e il mio è veramente grande, e mia mamma è stata emotivamente distrutta per quello che è successo. Cioè per un mese e mezzo lei ha dormito in divano, perché andare comunque Mia dormiva con noi in mezzo tra me, io dormo con mia mamma perché vivo solo con mia mamma e quindi sono sempre stata abituata a dormire con lei, e quindi cioè la mia camera ce l'ho, però mi trovo bene a dormire con mia mamma, quindi dormo con mia mamma, e Mia spesso dormiva tra me e mia mamma, quindi mia mamma non ha più avuto le forze e il coraggio di dormire a letto per un mese e mezzo, è rimasto a dormire giù in divano perché andare a letto le ricordava appunto Mia. E io non oso immaginare il dolore che ha potuto provare mia mamma, perché immaginatevi, cioè già quando vi succede un incidente, una macchina investe il vostro cane, il vostro gatto, quello che avete, è un dolore immenso. Immaginate se foste voi stessi, ovviamente per sbaglio, cioè proprio a investire il vostro cane e il vostro gatto. Cioè mia mamma non ha assolutamente nessuna colpa, mia mamma ha pianto, le veniva male al cuore. Mia mamma emotivamente è come me, nel senso che non è fredda, però fa molta fatica ad esprimere le sue emozioni come faccio io, cerca sempre di fare un po' la dura, di avere questa maschera, però io proprio l'ho vista emotivamente veramente distrutta. Io in 23 anni di vita non avevo mai visto mia mamma
in quella situazione, per nessun motivo, per nessuna causa, in quel mese l'ho vista veramente distrutta. Anche ora, come ora, quando ci ripensiamo, la vedo che si intristisce, perché veramente, cioè, è come se, tra virgolette, avesse ucciso una parte della famiglia, perché i miei gatti fanno parte della mia famiglia. Io vivo, ora come ora, vivo io, mia mamma e 3 gatte, e sono parte della mia famiglia, cioè loro fanno parte della mia famiglia, quindi è proprio come se avesse ucciso un membro della famiglia, quindi è veramente una botta assurda. Io sono stata vicino tantissimo, perché cioè veramente non potevo neanche immaginare quello che stava provando, e quindi ho deciso di appunto tatuarmi questa gattina, indipendentemente dal fatto di come è morta, quello non c'entra niente, cioè poteva anche morire di vecchiaia, l'avrei tatuata comunque. È stata veramente una gatta molto molto importante per me, è stata vicina veramente in tanti momenti, era molto, come si dice, cioè quando stavo male tipo sembrava che lei lo capisse e tipo veniva a letto così, stava vicino, e veramente è stata molto molto importante per me. Quindi ho progettato un disegno col tatuatore, che ha avuto la pazienza di sopportarmi in questo progetto, perché io sono veramente una rompina, e quindi cambia questo, prima la mandala, poi stravolto completamente, poi ha cambiato il posto, poi ha cambiato lo stile, cioè prima era un po' cartoon, ora è diventata un'altra cosa, quindi non vi anticipo troppo. Niente, ora vi porto con me e spero che vi piaccia, e niente, ci vediamo tra pochissimo. Aspetta che ho un rotto. Ok, ciao, sono quasi arrivata dal tatuatore, mi sta accompagnando Francesco. Arriverà il giorno non ci sarò più. E niente, volevo solo dirvelo, ci vediamo troppo. Ecco qua, guardate quanti disegni ha fatto, madonna, io ho cambiato idea 50.000 volte. Comunque avete capito che è un cerchio con praticamente il ritratto della mia gattina. Ho deciso di fare più o meno, come si chiama? Eccolo qua. Oddio, non ti si vede. Non mi si vede. Lui è il tatuatore, ma si dice David o David? David. David. Ciao. Ciao. E è realistico? No, non è realistico. È più un altro tipo di stile, però andiamo comunque sul dettaglio. Ok, vedremo. Questa è l'ultima volta che vedrò il mio braccio completamente senza niente qui. Oh, che bello, per tutta la vita avrò il ricordo della mia gattina. Perché ridi? Perché poi ti farei la mia faccia. E avrei sempre il mio ricordo. Sicuramente, guarda, avrò il prossimo tatuaggio. Sono fiduciosa, sono contenta. Non vedo l'ora di farvi vedere il... come si dice? Il mentre e il dopo. E poi farvi vedere come sarà dopo qualche settimana. Ok, abbiamo messo lo stencil e questo è come dovrebbe venire. Io mi fido, secondo me verrà meglio di così. Attesa, si mangia un pochino, tanto l'hai citato. Ciao. Sono io. Hai già finito le patatine? No. Più o meno. Ciao, sono sempre io, di nuovo io. A che punto siamo? Lo stesso di 3 secondi fa. Ah, ok, buono. Un basso in più. Ok.
siamo quasi alla fine. Finalmente dopo 8 ore di lavoro. Le ultime? La sofferenza. Questo ago che è più piccolo gli fa più male. Le cose più piccole fanno più male. Insomma. Come insomma? A cosa ti riferisci, Nicola? Ciao, faccio vedere questo braccio. Non sì, è ancora finito. Vedo molto però. Così. Ma dove metto? Così. Ancora sta venendo. Siamo giunti finalmente al termine. Voilà. Ciao Dad. Dove è finito? Quando ci abbiamo messo alla fine? 2 ore. 2 e mezza. Faccio vedere bene qua sotto. Qua si vede bene. Super soddisfatta. Grazie mille. Ciao Pis. Ok, ho finito il tatuaggio. Ora me l'ha fasciato con la pellicola. Devo mettere la crema una volta al giorno, quella per i tatuaggi, e la pellicola la posso togliere tra 2 ore circa. E niente, io sono tornata a casa, adesso vado un po' a sciacquarlo, a togliere, anzi no, non farò niente, meglio, metto, non faccio niente, vado a letto, domani gli metto la crema, e niente, domani vi tengo aggiornati su come sarà, se butta fuori colore o meno. Ah, bellissimo. Buongiorno, le condizioni del tattoo sono ottime. Non ha rigettato praticamente niente. Cioè mi sono svegliata che non avevo il macchione nero, cioè proprio per niente. È praticamente già perfetto. Mi fa ovviamente un po' male, la zona è un po' gonfia perché è come se fosse una ferita, però va tutto alla grande. Mentre pensavo di svegliarmi con una macchia nera sul pigiama eccetera, invece per niente. Che bello questa inquadratura in bagno. Comunque veramente mi piace un sacco, cioè è la grandezza giusta e madonna è bellissimo. Devo rifinire alcuni dettagli, tipo vorrei fare l'occhio un po' più lucido, un po' più luminoso, e rifinire un po' meglio i baffi e forse sfumare anche un po' questa parte alta del cerchio, però già così lo amo, cioè proprio lo stile che piace a me. Cioè sono sicura che a tantissimi non piacerà, perché i miei gusti praticamente non piacciono mai a nessuno, però proprio questo mi piace un sacco, mi piace veramente tantissimo. Per chi non lo sapesse, io ho anche altri tatuaggi, ho questo qui, eccolo qua, e c'è scritto in greco il carattere è il destino dell'uomo. Poi ho un tatuaggio qui, sempre sopra il gomito uguale all'altro, sempre in greco, e c'è scritto libera. Poi ho un cuoricino qui, forse è meglio che lo faccio vedere così. Poi ho un cocktail qui, poi ho la scritta beautiful disaster qui, poi ho... Ecco qua, il numero 31 tipo sopra la caviglia. E poi ho un tatuaggio che tanto non riuscirò mai a farvelo vedere perché è qua dietro, ora ci sono anche i capelli sopra. So già che non si vedrà niente, comunque cosa mai mi metto la foto. Comunque è qua dietro e c'è una rosa nera tutta piena con scritto Patrizia, che è il nome di mia mamma. E poi basta, in teoria non ne ho altri. No, ogni tanto da... Ah sì, ho questo sul dito, ovvero un mandala. Aspetta, tolgo l'anello così si vede meglio. Tac. Vabbè, a parte il dito un po' fraintendibile, ho un mandala qui. Come avete visto, sono tutte cose abbastanza piccoline e messe in maniera un po' confusionale, tra virgolette. Cioè non hanno... cioè io amo i tatuaggi tipo uno qui, uno là, uno lì, uno là, uno là. Non so come dirvi, preferisco questo stile qua, tipo tatuaggi abbastanza semplici, non troppo elaborati e messi tipo
un po' qua, un po' là, un po' lì, piuttosto che un disegno tutto quanto continuo. E questo infatti del gatto è il primo disegno che ho sul corpo, perché vabbè, ho questo cocktail qua piccolo, però è molto stilizzato, mentre questo è il tatuaggio più elaborato che ho mai fatto, e sono sicura che ne farò altri. E niente, questo è comunque il primo giorno. Domani vi faccio vedere come va. Quindi per ora sono passate 24 ore. In teoria domani dovrebbe fare un po' di crostina, e la crostina non va assolutamente tolta nel tatuaggio. Cioè è una cosa tipo che volete proprio togliere, perché tipo avete presente quelle crostine che non vedete l'ora di togliere? Ecco, guai, proprio non si può togliere assolutamente. E va sempre messa la crema per i tatuaggi una volta al giorno, poca, assaggiata e ciao. Quindi vi aggiorno domani. Ciao ciao! Buongiorno, è domenica e... no, è sabato. È il terzo giorno di tatuaggio. Faccio vedere come è messo. Ta-da! Non si vede molto bene dalla videocamera, ma sto cominciando a fare un po' le crosticine, poco poco, soprattutto sul cerchio. E niente, io sto per andare alla cresima di mio fratello e direi che con il documentario possiamo anche stopparci qua, perché tanto le crosticine le sto già facendo. Spero che vi piaccia, mi piace tantissimo, anche se come ho detto prima so che ad alcune persone lo stile e il messaggio, qualsiasi altra cosa, potrà non piacere. Però ricordatevi che il tatuaggio è una cosa molto personale. Se vi tatuate e tutti quanti vi dicono fa schifo, però a voi piace, l'importante è che piaccia a voi, perché deve rimanere sulla vostra pelle per sempre. Quindi non fatevi troppo condizionare dai consigli degli altri, perché potrebbero portarvi in una strada completamente diversa da quello che volevate voi, e l'importante è che voi facciate quello che volete voi sulla vostra pelle. Quindi niente, anche se a qualcuno non piacerà, sicuramente non mi toccherà, perché a me piace tantissimo, il significato che vi ho dato è importantissimo per me, e meglio di così non potevo uscire. Quindi grazie mille a Cacciatori di Pelle, che mi ha supportata nell'ideare il disegno, nella progettazione, poi nel fare le varie prove, e grazie mille a voi per aver visto questo video.